Buongiorno amici, benvenuti a Mezzogiorno e Mezzo di Hat-Trick. Allora, questa sera finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Notizie fresche fresche, Andrea Agnelli non sarà presente alla partita perché ha degli impegni improrogabili per quanto riguarda Stellantis, una nuova azienda di cui oltretutto fa parte. Smithers, dov'è quell'esponente del sindacato? È in ritardo di 20 minuti! Non lo so, signore. Sempre più abbandonati a noi stessi, al nostro triste destino, sperando poi che dall'anno prossimo le cose cambino in modo positivo. Niente, affronteremo questa finale con una formazione che dire rimaneggiata è poco. Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia. E colpe evidenti della società, colpe evidenti di un mercato deficitario, colpe evidenti di una mancata previsione futura e una mancata programmazione di questa squadra. Mortacci vostra. Se pensate che noi stasera giocheremo con Bernardeschi terzino, con i centrali contati, senza un terzino destro, con una mezzala di punta e con gli attaccanti proprio risicati e un centrocampo imbottito di falegnami. Merda sia! Questo è quello che rimane della Juve vincente di 9 anni, questo è quello che rimane, Poi il DNA Juve è fatto anche di riscosse imprevedibili, lo speriamo tutti di alzare quella coppa. Sarà difficile, però lo speriamo tutti. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi di questa mattinata, le prime pagine. Allora, la Gazzetta del Milanista, interista, cosa ci dice questa mattina? Parla ovviamente del Milan. Scudetto alla diavola, Mandzukic, Tomori, Junior Firpo. Il croato Ibra è ancora un animale, io sarò come lui. Si chiude per il difensore del Chelsea, assalto finale a quello del Barcellona. I left Bayard di San Francisco, smoke and sit right. I do you do? C'è chi compra e chi guarda, è vero Paratici, è vero Agnelli? Poi Roma, altro flop, lo Spezia va ai quarti, Fonseca a rischio, ebbene sì. Poi Reggio Emilia, ore 21, Supercoppa, sì, c'è Juve-Napoli, Gattuso, io e Pirlo come Bud Spencer e Terence Hill. Per l'Inter, non solo Lupisciu, all'Inter il gol di tutti. Andiamo a vedere il Corriere del Babuino. Roma lo sbando, Fonseca in confusione, giallorossi recuperano 2 gol, poi 2 espulsi, la resa, il tecnico fa 6 sostituzioni. Ma lasciamene completamente, Tremon! Avrebbe perso a tavolino, minchia proprio. Certe volte però vedi che c'è qualcuno che sta quasi peggio di te, ti rianimi. Cose da pazzi. Lo Spezia passa in Coppa Italia ai supplementari. Va bene. Juve-Napoli, alle 21 la finale Supercoppa, Reggio Emilia, la resa dei conti, Pirlo, la partita del riscatto, speriamo. Gattuso, loro in crisi, non mi fido. Ibra, l'immortale che va oltre limiti, finalmente la sfida tra i due rivali storiche. Dopo lo 0-3 al tavolino, la sentenza che lo ha cancellato, buffonata. Bianconeri allarme in difesa, Mertens non sono al 100%. Papolo infallibile che gira a vuoto, 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 come dicono i russi, a vuoto. Tutto a sporto, Malagò, ira olimpica, meno 7 al vertice C, il governo mantenga le promesse. Io e Ibra, due animali, Mandzukic, Ruggito, Milan. Poi, centropagina, i faccioni di Pirlo e di Gattuso. Juve rischia tutto, a Reggio Emilia ore 21, la sfida con il Napoli assegna la Supercoppa, bianconeri devono cancellare la batossa di San Siro, ma in difesa emergenza, KO anche Demiral, che non è una novità. Atalanta Udine, missione a terzo posto, priorità Nicola, rilanciare Belotti, bello, otti, va bene, per il cartaceo è tutto, andiamo a vedere cosa dice calciomercato.com.
cosa ci svela, svela di un calciomercato che, ragazzi, non decolla assolutamente. A parte il Milan, nessuno sta facendo mercato. Insigne Show in vista della Juve, questo è il leader che vuole il Napoli. Personal trainer di Mandzukic, Milan, ecco quando sarà al top. 5 mesi senza fermarsi, non ha paura di nulla. Poi Roma, Fonseca torna in bilico, ecco possibili sostituti. Juve, blitz per Scamacca, spunta una convinzione nei dirigenti, cifre chiare per l'acquisto. Vediamo Scacacca, 20 milioni di euro. Ma che cazzo stai a dire? Per Scacacca, va bene, facciamo un'altra minchiata. Andiamo avanti. Accordo Milan per Tomori, poi Supercoppa, formazione Juve-Napoli, rivoluzione Pirlo, Kulusevski con CR7 e Bernardeschi terzino, l'avevo già detto. Ma vai a fare in culo! Tanta roba proprio stasera, tanta roba. Roma non c'è più, è fuori di testa, resta in 9, va fuori anche dalla Coppa Italia. Poi Florentino Perez, 3 ore nella sede della Juve, incontro con Agnelli tra politica e mercato. E qui, ragazzi, qui torniamo un po' alla notizia che abbiamo dato ieri, noi abbiamo dato in anteprima, tramite Luca Totti, noi abbiamo dato in anteprima, non nessun altro, che dopo qualche minuto, dopo qualche ora ha fatto il video copiando la nostra notizia. Vabbè, ma lasciamo perdere, tanto oramai YouTube è fatta di abbuffini. E qui si parlerebbe di questa situazione di Isco, ma non solo di Isco, anche di Marcelo. È tutto vero, è tutto vero. Poi Inter, già 100 milioni non pagati da Suning per la serie pezzi al culo, arriviamo. Ares insieme a BC Partner, club valutato 750 milioni. Poi per lo Gnagna Time, stamattina Gnagna Time ricco, ci sta Elena, la tentatrice diventa bionda. Chi cadrà di nuovo in ginocchio? E c'è questa Elena tutta scollata, tutta snudata, tutta sporcellata. Anch'io comincio a sentire un certo smuttamento, inguinalo, c'ho l'inguine che pussa. E poi c'è Manuela Ferrera, esplosiva, stavo con Higuain quando era al Milan, finita perché aveva una passione per, sono stato fidanzato con Higuain qualche tempo fa, aveva la passione delle merendine, di cosa aveva la passione? Una passione particolare per le zozze. E ci aggiungo pure un'altra cosa, che c'è in fondo schiena da frigana che fa paura, usai sì. E tu ovviamente che ti fai le foto ignuda, non è, è ricasta, e dunque la fine è finita. Non se ne può più, ragazzi, non se ne può più. È un mondo strano, è un mondo strano. Grazie Calciomercato per queste notizie grandissime che ci offri ogni mattina. Tutto io, Pirlo. Errori ed un po' di sfortuna, si gioca tanto, non nel modo migliore, ma almeno dice una cosa onesta. Attacco, tra tutti i nomi punteremo su questo. Piontek, Gesù, no. La partita migliore e anche la peggiore al momento giusto. Poi 4 cambi rispetto al match perso con l'Inter, dentro Bernardeschi, Arthur, McKennie e Kulusevski. Juventus ancora in lotta per lo scudetto, tifosi indecisi, secondo me ni, è la mia personale opinione. Collovati, il centrocampo della Juve è uno dei peggiori tra i top club in Italia. Collovati ha ragionissima. Poi Supercoppa italiana, Albo d'Oro, la Juventus guida con 8 successi, 2 trofei vinti dal Napoli. Arthur contro Zielinski, Juve Napoli, chi si vede? Pirlo contro Gattuso, una Supercoppa per 2. Probabile formazione c'è Kulusevski, l'agente di Alaba smentisce l'accordo con il Real. Non va Real, dice la gente. Vabbè. Ecco perché Isco resterà a Madrid, dice quest'altra fonte che non la citano. Tante opzioni per l'attacco, Scamacca il favorito. Va bene. Questo è tutto per quanto riguarda tutto Juve. Andiamo a vedere adesso cosa dice calciomercato.it. Calciomercato.it. Dunque, Juventus dalla Spagna incontro Ronaldo Perez. Ronaldo Perez dalla Spagna, andiamo a leggere.
Il Real Madrid, rappresentato dalla figura di Florentino Perez, il numero del Blanco si è infatti incontrato il presidente Agnelli per parlare dei temi in generale, della politica e tutto. E ha avuto anche piacevole conversazione tra Florentino e CR7, un faccia a faccia non programmato, in quanto il numero uno del Madrid era a Torino. Vabbè. A me che cazzo me ne frega a me? Ci fa piacere. Supercoppa, incubo, rinvio per Juventus Napoli. No, ma perché? Juventus Napoli Supercoppa a forte rischio nebbia, Gesù. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Non se ne può più, le ultime sul faccia a faccia d'abbiamo. Pure la nebbia, la manda l'ASL, ditemi voi. Secondo la Repubblica, oggi Reggio Emilia, nelle ore serali potrebbe calare un fitto banco di nebbia che potrebbe rendere complicata la visibilità. Va bene, andiamo avanti, mamma mia. Calciomercato Inter, colpo dell'Arsenal, scambio con Eriksen. Torreira all'Inter, Eriksen all'Arsenal. Vabbè, calciomercato Roma, Fonseca sotto esame, l'abbiamo già detto. Futuro Caputo, le big cercano il nome altisonante. Lazio, tempi lunghi per Luis Felipe, la società pronta a tornare sul mercato. E poi Roma, Spezia e Fonseca sempre in discussione, dimostrato di essere forti. Questo è tutto per Giornale Web. Andiamo a vedere adesso se uno dei nostri supereroi mitici, mitologici, grandiosi ha narrato qualcosa contro la Juve. Andiamo. Allora, Marione, detto Ubriacone, è tornato a fare il padovan della situazione, cari amici, e fa due pronostici per la partita di stasera. Esce dalla sua cantina, bello brillo, e ci dona queste due perle da non perdere. Però prima di leggervele, io manderei la sigla. Allora, prima perla, Napoli davanti in classifica, non a caso, come se Napoli fosse davanti alla Juve, di 47 punti. E dice, il Napoli squadra completa, e ricordiamoci che vanno aggiunti anche Osimhen e Mertens. E caro mio, se aggiungo quelli che stanno fuori alla Juve, facciamo notte. Oggi c'è comunque Petagna, che secondo Sconcerti diventa il nuovo Van Basten, che segna moltissimo e aiuta tantissimo gli altri ad andare in porta. Vabbè, le due partite del fine settimana, loro e della Juve, non possono essere prese come modello, ma credo che il Napoli sia in grado di eliminare la Juventus come di essere eliminato. La partita è aperta, ma non è un caso se il Napoli è davanti in classifica. Poi non finisce qui. Ci spiega perché il Napoli, seconda perla, può far male alla Juventus e non viceversa, ovviamente, perché sono sempre gli altri che fanno male a noi. Juve-Napoli, credo che la Juve farà la partita e il Napoli ripartirà in contropiede. Cristiano Ronaldo segna molto, ma da solo. Lozano invece finalizza il gioco di tutta una squadra, il messicano e l'ala che segna di più in Italia. Gli esterni del Napoli segnano molto di più degli attaccanti bianconeri. Va bene, allora noi ci siamo segnati queste paroline per questa sera. Queste due belle perline del nostro ubriacao meravigliao, au, le mettiamo in saccoccia e staremo a vedere stasera cosa succede in campo. Io dico sempre a questi giornalisti di non mai dire mai nella vita e di non sparare minchiate prima del tempo, perché poi si rischiano le padovanate classiche che tanto noi amiamo. Ragazzi, con questo è tutto, io vi rimando dopo mezzogiorno e mezzo di Hattrick a un caffè con il tridente. Poi Daniel Goglio Gobbo alle 15, alle 18 spacca calcio, stasera sul canale di Gianni Bianco ci vedremo insieme. Penso che stasera ci sarò anch'io, ci vedremo insieme questa finalona di Supercoppa Italiana fra Juventus e Babuinense, cari amici. Nel ricordarvi sempre di iscrivervi a tutti i canali degli Avengers, soprattutto a quello del vostro Hot Boys, l'ho detto un po' con lo slang americano, like, condivisione del video e soprattutto campanella quando vi iscrivete. Amici, io vi saluto, ci vediamo stasera, forza Juve, incrociamo le dita, dai, cerchiamo di portare a casa almeno la Supercoppa. Ciao amici.